C'era un tesoro da 1,3 milioni di euro in un deposito self-storage alla periferia di Torino, 20 kg di lingotti d'oro e decine di mazzette di denaro. Erano stati i carabinieri del nucleo radiomobili di Torino a scoprirlo nel corso di un controllo mirato contro il traffico di sostanze stupefacenti. Un imprenditore era stato arrestato il 28 gennaio scorso. Le successive indagini dei militari del nucleo investigativo hanno scoperto che il tesoro era di proprietà di un'organizzazione criminale, composta di altri quattro imprenditori torinesi responsabili di associazione finalizzata a condotta di truffa, riciclaggio, ma anche mediante utilizzo di false identità, trasferimento fraudolento di valori, truffa per il percepimento di erogazioni pubbliche, frodi fiscali e fittizie intestazioni di beni. Il gruppo criminale ha costituito più di 20 società fantasma operanti sul settore energetico e consulting finanziario, con sedi in Italia e all'estero, mediante le quali hanno ottenuto finanziamenti bancari per diversi milioni di euro. Il 30 gennaio scorso i militari hanno fermato e arrestato i quattro insospettabili imprenditori mentre tentavano di fuggire all'estero dopo aver scoperto che il loro deposito segreto era stato violato. Le perquisizioni hanno permesso di sequestrare diversa documentazione cartacea e informatizzata relativa alle truffe finanziarie realizzate, un rilevatore di microspie, 11 lingotti in oro del peso complessivo di 2,750 kg per un valore di 99.000 euro e 49.000 euro in contanti. Le indagini dovranno ancora chiarire sia la provenienza sia la destinazione del denaro e dei lingotti d'oro, non escluso che possa trattarsi del provento di alcune transazioni finanziarie illecite o la pulitura dei ricavi di furti e rapine.